Scuola Zoo è stata scelta dal Centro Studi Impara Digitale come partner di una serie di attività. Siamo media partner, abbiamo raccontato l'evento sia il pre che il durante sui nostri canali, in particolar modo sito e canali social, ma abbiamo realizzato anche altre attività che hanno preceduto l'evento e qui in loco. L'attività che ha preceduto l'evento è un questionario realizzato con Impara Digitale e U-Trend. Scuola Zoo si è occupata della disseminazione fra gli studenti e le scuole superiori, questionario riguardante l'uso e le conoscenze che gli studenti hanno dei nuovi tool di intelligenza artificiale, che è un po' l'argomento del momento. Cosa è emerso da questo questionario? Che gli studenti hanno già cominciato, spesso in autonomia, a utilizzare questi tool, ma ne fanno un uso che per il momento è molto superficiale. Li usano ad esempio in maggioranza per cercare delle informazioni, come se fossero dei tool di, come Google, dei motori di ricerca avanzati, e per elaborare dei testi. Tuttavia gli studenti sono anche consapevoli che da questi tool potrebbero arrivare delle novità importanti per la loro vita all'interno della scuola. Molti di loro sperano e si augurano, per esempio, che l'intelligenza artificiale possa servire un giorno, sperabilmente non troppo tardi, per avere un supporto personalizzato e diciamo strutturato sulle reali competenze dei ragazzi. Si aspettano in sostanza che attraverso l'intelligenza artificiale il professore possa strutturare dei percorsi didattici più mirati sulle esigenze e sulle effettive competenze di ciascuno studente. A proposito di intelligenza artificiale, qui alle mie spalle c'è un laboratorio che Scuola Zoo ha realizzato in collaborazione con l'ITI Marconi di Dalmine, un istituto all'avanguardia che ha già inserito i tool di intelligenza artificiale nelle attività di tutti i giorni, nelle attività didattiche di tutti i giorni. In questo contesto che cosa facciamo? Una preparazione su ChatGPT rivolta a studenti e docenti, in particolar modo gli spieghiamo come usare al meglio ChatGPT, come diciamo fare delle ricerche e controllarle per evitare di incappare negli errori e nelle invenzioni che ChatGPT ancora ogni tanto fa quando gli si chiede magari di elaborare un testo, gli si chiedono alcune informazioni, e infine c'è una dimostrazione con un robot che si chiama Valerio, robot su cui sono stati installati dei tool di intelligenza artificiale che viene utilizzato a scuola per fare interrogazioni agli studenti. Non aggiungo altro perché chi è interessato può andare ovviamente sul sito dell'ITI Marconi di Dalmine.